23 novembre 1995 la Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite penali ha reso definitiva la condanna all'ergastolo per due degli esecutori della strage che causò 85 morti e 200 feriti. I terroristi fascisti Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Sono stati condannati definitivamente per il depistaggio delle indagini i massoni, Licio Gelli, Francesco Pazienza, il generale Musumeci e il colonnello Belmonte. Questi ultimi, ufficiali del SISMI, servizio segreto militare. Per la prima volta l'impunità nei processi per le stragi non è un fatto scontato. Riteniamo che questo, pur importante, sia solo un punto di partenza. Ora devono essere scoperti e puniti i mandanti e gli ispiratori politici, coloro che tutt'oggi godono di colpevoli appoggi e complicità ai più alti livelli dello Stato. È bene ricordare che chi ha usato il terrorismo per fini politici e non è stato punito potrà sempre riutilizzarlo all'occorrenza, eventualmente cambiando gli esecutori. In questi anni andò il partito del silenzio, un partito trasversale che può contare su appoggi e connivenze amplissime per stendere un velo sul passato. La bozza di relazione del presidente della commissione stragi, senatore Pellegrino, evidenzia l'intenzione di mettere una pietra sul passato, assolvendo dalle responsabilità che le competono quella parte di classe politica dirigente che ha dato dimostrazione di complicità e di inerzia. Far luce su questi eventi significa liberare l'Italia dagli inquinamenti e dai ricatti che da sempre avvelenano la nostra vita politica, per evitare che le future generazioni debbano confrontarsi ancora coi fantasmi del passato. Pensiamo sia giunto il tempo per un giudizio politico sullo stragismo che produca l'allontanamento dalle istituzioni di chi lo ha favorito anche solo con la sua colpevole inerzia. In Parlamento dal 1984 è depositata una legge d'iniziativa popolare che deve essere ancora discussa. Quella legge ha un titolo: abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo. Tutto ciò è funzionale al partito del silenzio. È nostro diritto arrivare ai mandanti e agli ispiratori politici. Qualsiasi tentativo di zittirci sarà inutile.